Allora, buongiorno a tutti, grazie Nicola per la presentazione. Allora, il tema di oggi, libertà digitali, è un argomento appunto di cui mi occupo sia come legale, quindi come consulente dell'aspetto appunto giuridico legale, ma anche come divulgatore e come accademico, perché io faccio anche attività nell'ambito tengo alcuni corsi, alcune lezioni universitarie su questi argomenti. E oggi siamo qui. Appunto, come ha già detto Nicola, perché io ho alle spalle un bel po' di pubblicazioni su questo argomento, però il legame con Book City lo dà il libro di Carlo, che ovviamente tratta gli argomenti di cui io mi occupo da anni e per il quale io ho fatto la postfazione, quindi è questo il legame. La prefazione del professor Roberto Di Cosmo, quindi un accademico sicuramente più di rilievo di me, però ecco, il legame è tra me e Carlo non solamente diciamo sul libro, ma anche sulla nostra attività professionale, perché da anni collaboriamo anche proprio come avvocati, come liberi professionisti nell'ambito del progetto dello studio legale virtuale, associato virtuale ERREI, che appunto come base principale proprio qua a Milano. Io sono in realtà originario di Lodi e vivo attualmente a Pavia. Carlo viene invece dall'alte valli a confine tra il Piemonte e la Lombardia e la Svizzera, e anche lui però attivo a Milano ormai da una ventina d'anni. Il tema forse anche di più, vabbè, come sei vecchio. Con Carlo, come ho scritto nella postfazione, Carlo per me è stato un po' una sorta di maestro, perché quando io, vabbè, allora, in realtà io questi argomenti li avevo imparati per conto mio, però poi Male, Carlo, male. male, no, più che altro Carlo mi ha mostrato che di questi argomenti si poteva vivere, si poteva davvero farne un'attività professionale. Perché? Perché parlare del tema della proprietà intellettuale, dell'open source, dal punto di vista divulgativo, diciamo che non è così difficile. È un argomento che si presta anche perché desta una serie di curiosità, anche come dire, filosofico-intellettuali, perché va a incrociare appunto temi legati alla filosofia hacker, alla filosofia, alla teoria della comunicazione, del digitale. Quindi sono argomenti che sicuramente hanno trovato un certo interesse appunto anche da parte di un pubblico generalista, ed è il motivo per cui ho scritto tanti titoli su questi temi dal 2005, da quando è uscito il mio primo, fino a pochi anni fa. Però quando ho incontrato Carlo nel 2000 e, cos'era, 2006, 2007, Sei, primi sei anni, due. è stato l'esempio che insomma, mi dimostrava concretamente che di questi temi si può anche fare dell'attività professionale, cioè c'è una richiesta di consulenza e di assistenza tecnico-legale da parte di una serie di appunto, soggetti che possono essere piccole imprese, pubbliche amministrazioni, grandi imprese anche in alcuni casi, pubbliche amministrazioni, privati, sviluppatori, ingegneri, altri avvocati che hanno bisogno di un'assistenza su questo tema. E quindi da lì è nata una collaborazione che ormai prosegue da un bel po' di anni. Quindi niente, dopo vi do un po' il là sul libro di Carlo per come dire, aprire anche strada al suo intervento. Dico solamente due parole sui miei e sul motivo che mi ha portato a scrivere di questi temi. Io mi sono laureato nel 2003 in giurisprudenza con una tesi sul diritto d'autore, perché siamo in quell'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale. Immagino che se siete ad ascoltare questa conferenza già più o meno sappiate di cosa si tratta. Erano gli anni in cui si iniziava a parlare dell'approccio cosiddetto open source o free software applicato a tutte le altre forme di creatività, quindi non più solo all'informatica, che è un po' l'ambito in cui questo fenomeno, cosiddetta open licensing in forma di licenziamento open, è nato negli anni 80 e si è sviluppato negli anni 90. Appunto, è arrivato all'inizio degli anni 2000, ovviamente complice la diffusione di internet come fenomeno di massa, a essere un argomento, ad essere un modello di licensing delle opere applicabile non più solo al software, ma anche alla musica, alla letteratura. A, che ne so, le opere teatrali, alle fotografie, a tutte le forme di creatività tutelate dal diritto d'autore. Io sono stato uno dei primi in Italia ad occuparmi di questo nuovo approccio al diritto d'autore e lì ringrazio per questo slancio il buon professor Rubertazzi che mi aveva dato questo slancio, cioè
quando io avevo chiesto la tesi nella sua materia, in realtà avevo in mente di fare tutt'altro, volevo fare una cosa sulla musica, essendo io un ex musicista, e lui mi disse: Ali Prandi, no, lei mi farà una tesi sull'open source, sulle licenze open. E io ho detto: vabbè, se proprio devo morire di questa morte, moriremo di questa morte. In realtà lì ho scoperto che, a parte l'interesse lo stimolo intellettuale che dava l'argomento, ma poi il fatto che fosse un argomento nuovo aveva creato un certo challenge in me, una certa sfida, perché effettivamente non c'era materiale in italiano all'epoca, se ti ricordi 2002 parliamo, non c'era nulla. Ma neanche dopo. E io mi sono... No, beh, dopo è uscita la rivista Ida, cioè un po' di saggi, ma io sono stato precursore di questo lavoro, perché cosa faceva questo professore? Dava le tesi agli studenti per iniziare ad esplorare degli argomenti che poi lui avrebbe trattato nel numero dell'anno successivo della rivista scientifica che curava. È un modello che molti accademici utilizzano. Io ho avuto il piacere e la fortuna di essere utilizzato, passatemi il termine tra virgolette, proprio per fare questo, esplorare l'argomento dell'applicazione del modello open dell'open licensing alle opere non software, si chiamava la tesi, era open source e opere non software, era il titolo della tesi. La tesi poi è stata, quella lì per mia scelta, messa a disposizione online, cosa che anche lì era abbastanza di frontiera, perché adesso si usa diffondere la tesi su quei siti, ma all'epoca pensate che cos'era internet nel 2003, non c'era SlideShare e vari siti per diffondere le tesi, quindi ti dovevi un po' attivare, crearti un piccolo sito internet per condividere questo tuo documento, e mi ricordo che il feedback fu subito molto positivo, tra cui anche lo stesso Carlo, che fu uno che mi scrisse, o forse tu mi dicesti ad un convegno quando ci siamo incontrati che avevi letto e avevi apprezzato. E niente, da lì insomma è nata poi questa mia attività parallela, quindi non solo di legale ma anche di divulgatore che si occupa un po' di questi temi, e ripeto, come vedete ne abbiamo citati alcuni ma ce ne sarebbero altri che non sono tutti pubblicati dalle edizioni, quindi mi contengo finché c'è Nicola, però un altro che non hai citato è questo, quello sull'open data, il fenomeno open data. Cioè praticamente l'aggettivo open può essere messo sostanzialmente di fronte alle varie forme di creatività dell'essere umano e ne viene fuori la sua versione appunto aperta. Il tema di oggi è ancora più ampio, perché noi qua parliamo non solo di licenze open, quindi del semplice aspetto del diritto d'autore, del copyright sulle opere creative e sul software, ma parliamo delle libertà generali ancora in senso ancora più ampio, quindi è un tema che incrocia ad esempio anche il campo della privacy, il campo del diritto all'oblio, diffamazione online, cioè quindi tutti quei temi in cui la tecnologia crea nuove frontiere e potenzialmente anche nuove forme, nuove libertà. Libertà che però vengono quasi sempre represse o addirittura soppresse da interessi economici, dal fatto che i soggetti che gestiscono poi il mercato delle tecnologie, delle piattaforme online, del software in generale, hanno tutto l'interesse in realtà a tenere sotto controllo la tecnologia, e attraverso il controllo della tecnologia tenere sotto controllo anche le informazioni che noi facciamo circolare attraverso queste piattaforme, le piattaforme su cui normalmente siamo abituati a passare il nostro tempo. Tu non sei tanto, insomma, non so, qui prima abbiamo fatto una conferenza proprio sulle le relazioni di coppia nate sui social media, quindi ormai sono fenomeni abbastanza centrali. E quindi niente, questo è un po' il solco in cui ci muoviamo oggi. Quindi per parlare poi, per arrivare invece più all'argomento del libro di Carlo, e poi lascio parlare lui, cioè introduco un attimo il tema e lascio parlare lui. Open source, software libero e altre libertà, questo è il tema, il titolo e il sottotitolo, un'introduzione alle libertà digitali. Eh sì, un'introduzione, perché lo scopo di questa collana che io curo, perché appunto io sono anche il curatore della collana Copyleft Italia, è quello di fare dei libri divulgativi su questi argomenti. Come vedete anche la dimensione del libro è un libro di poco più di 150 pagine, quindi non è certo il malloppone che trovereste in una libreria giuridica che per spiegare che cos'è una licenza ci mette solamente per spiegare cos'è una licenza ci mette 40 pagine. Carlo è riuscito a accompagnarci in una panoramica generale a volo d'uccello sui principali fenomeni di quello che viene chiamato appunto di quella che viene chiamata la filosofia open. E qual è il problema che emerge? Il termine che lui utilizza spesso all'interno del libro e che io ho
riciclato spesso in alcune mie lezioni o miei articoli, è quello della ipertrofia della proprietà intellettuale. Cioè, il fenomeno della proprietà intellettuale sta sfuggendo di mano e sta diventando appunto ipertrofico, ovvero diritto d'autore e brevetti, che sono le due forme di cui si occupa Carlo nel suo libro, sono due istituti giuridici nati nel 1700 più o meno, con una chiara vocazione, che era quella di incentivare la creatività e l'inventiva umana. Cioè, il mondo del diritto si è inventato degli strumenti affinché gli autori di opere letterarie o di opere all'epoca teatrali, musicali, perché più o meno il diritto d'autore è nato per quelle tre cose lì, no? Per la creatività nel senso più classico, affinché fossero incentivati a creare opere, dovevano poter tutelare questa loro creatività, tutelare questo loro lavoro. E quindi si è creato un istituto giuridico che prima non era presente, o era presente in forme diverse, perché nel senso, non è che senza il diritto d'autore non abbiamo avuto Dante, Petrarca, Virgilio, Shakespeare e via dicendo, è tutta gente che ha scritto opere, ma l'incentivo economico e giuridico era diverso, era il modello del mecenatismo, il modello del, non so, del riuscire a entrare in una cerchia di intellettuali, per cui lo scrivere opere era parte di un altro tipo di attività più ampia. Quando i tempi sono diventati maturi, siamo andati nell'era moderna, rivoluzione industriale da una parte, rivoluzione francese per quanto riguarda l'Europa continentale, ci si è accorti che gli autori, coloro che di lavoro creano opere, necessitavano di una tutela, di un istituto giuridico che proteggesse queste loro creazioni. Allora appunto si è creato il diritto d'autore. La stessa cosa è stata fatta invece nel mondo delle invenzioni tecnico-industriali con il brevetto. Quindi due istituti giuridici che hanno squisitamente e tradizionalmente appunto l'obiettivo di dare un'esclusiva temporanea nel tempo, cioè breve nel tempo, all'epoca era il diritto d'autore originario 14 anni, al massimo rinnovabile per altri 14, quindi per un massimo di 28 anni, e il brevetto ancora oggi ha una durata di 20 anni, però una tutela esclusiva nel tempo limitata, affinché appunto il soggetto si potesse remunerare, rientrare del suo investimento, e quindi essere incentivato a produrre altre opere. E da quel momento in poi, passato il tempo, diciamo, la scadenza indicata dalla legge, l'opera o l'invenzione, si dice, cadono nel pubblico dominio, cioè diventano libere, diventano di libera utilizzazione per tutti, senza dover chiedere il permesso. Cos'è successo negli anni? Che poi questi, da un lato, i termini di tutela si sono allungati, siamo arrivati ai 70 anni dalla morte dell'autore, ok? Quindi la tutela del diritto d'autore, qualora, non so se qua fra di voi c'è qualcuno che scrive canzoni, scrive poesie, oppure ha un blog, scrive articoli per un giornale, scrive recensioni di libri. Tutte queste vostre opere automaticamente vengono tutelate dal diritto d'autore per 70 anni dalla vostra morte, quindi vuol dire a volte, insomma, un lasso di tempo che va oltre il secolo, no? Calcolando che uno può scrivere le opere magari molto giovane, campare fino a 95 anni, come posso augurargli, e poi altri 70 anni da quel lasso di tempo. Quindi già c'è un discorso di lunghezza mastodontica e forse eccessiva per alcuni tipi di opere. Pensate al software, no? Pensate quando un software ha più di 5, 6 anni, 10 anni, è qualcosa di totalmente obsoleto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista giuridico della tutela è ampiamente ancora tutelato per un sacco di anni. Se vi chiedo qual è il tormentone musicale dell'estate, non questa, ma di quella precedente, me lo sapete dire. No, non vi ricordate più qual era il brano musicale che ci ha sfrantumato le tasche per tutta l'estate dell'anno scorso. Ciò nonostante, gli autori di quel brano musicale saranno tutelati, sempre che sia sufficientemente creativo, però saranno tutelati per circa 70, per altri 70 anni dopo la loro morte, ok? Quindi questa è un po' la situazione in cui siamo. E non solo, ci sono casi in cui la proprietà intellettuale è diventato uno strumento di strategia commerciale, strategia di marketing, per cui le aziende, e quindi non tanto gli autori o gli inventori, ma coloro che poi investono, mettono capitali sulla produzione di queste opere, sono coloro che hanno il maggiore interesse ovviamente a tenere tutelato e sotto chiave il più possibile queste creazioni e queste invenzioni, ovviamente cercano di portare all'estremo lo strumento di tutela, utilizzandolo diciamo con una vocazione totalmente inversa a quella per cui era stato concepito, ovvero non più come strumento per incentivare l'inventiva,
o la creatività, ma addirittura uno strumento per bloccare la creatività degli altri. Vi faccio un esempio banale, cioè quando, non so se poi è confermato da dati, però a un convegno mi ricordo che un nostro collega aveva parlato di brevetti relativi alle energie rinnovabili, che poi da una ricerca sulle varie holding, che le società che detenevano poi questi brevetti, si arrivava a delle società che smerciavano petrolio, cioè al mondo del petrolio, il che è abbastanza indicativo. Ovviamente queste società non hanno interesse davvero a brevettare delle energie, qualche soluzione tecnica nel mondo delle energie rinnovabili, perché in realtà il loro interesse è quello di fare il brevetto per tenerlo dormiente, per tenerlo lì e non farlo, e non sviluppare quella soluzione, e nello stesso tempo continuare a arricchirsi sul vecchio modello. E magari quando percepiscono che il vecchio modello sta andando in crisi, giocarsi la carta dello strumento innovativo che loro avevano brevettato un po' di anni prima. Però capite che stessa cosa nel mondo informatico, e questo poi lo lascio dire bene a Carlo, aziende di informatica che sono dei mostri, sono dei capitali mostruosi, e quindi hanno anche la forza economica di registrare brevetti o di reclamare il copyright su qualsiasi cosa fatta da loro, anche se dal punto di vista poi della qualità, della vera creatività ed inventiva c'è poco. Perché? Perché il loro gioco non è davvero quello di brevettare o mettere un copyright su qualcosa di davvero creativo, ma è semplicemente una, passatemi il termine, pisciatina territoriale, no? Un modo per segnare il territorio e dire questa cosa qua la facciamo solo noi, e quindi è un modo per tagliare fuori eventuali altri concorrenti che entrerebbero in quello stesso mercato. Quindi provate a pensare, facendo anche dei nomi, no? Un Google o un Apple della situazione, quanto può mettere a budget ogni anno per registrare brevetti o per difendere il suo copyright sulle soluzioni software che sviluppa, e dall'altra parte immaginatevi una piccola startup, magari uno spin-off universitario, magari anche meritevole, che ha davvero avuto un'idea innovativa, che però si trova a dover confrontarsi con un personaggio così grosso e che ha altro che Carlo Piana, cioè 10 Carlo Piana che gli mandano lettere di diffida, e quindi si trovano inibiti perché dicono caspita, solamente il difenderci da queste loro richieste diventa per noi non più ragionevole, e quindi o non sviluppiamo questa idea oppure dobbiamo cambiare strada, svilupparne un'altra, perché in questo modo andremo a incrociare il terreno di qualcuno che per noi è troppo grosso. Ecco, questo è esattamente l'esempio di come la proprietà intellettuale è diventata ipertrofica e ha perso il suo focus, è uscita proprio dai binari che erano stati previsti quando è stato inventato, quando è stato ritrovato trovata la soluzione dell'esclusiva secondo appunto brevetto o diritto d'autore. Cioè utilizzare la proprietà intellettuale non davvero per incentivare la creatività e l'inventiva umana, ma per soffocarla, per tenerla sotto controllo. E questo è esattamente il mondo in cui viviamo da un po' di anni. Non se ne ha la percezione se non leggendo ad esempio un'opera come quella di Carlo, oppure seguendo alcuni blog, alcuni ci sono, insomma, a me viene in mente la EFF, Electronic Frontier Foundation, che è una fondazione che fa un'attività di divulgazione ottima su questo argomento, e i blog di Glenn Moody o di altri colleghi che fanno appunto un'attività. Però in generale il cittadino e il cittadino medio non ha percezione di questi temi e non si rende conto di quanto invece siano, come dire, pregnanti e importanti. Se voi pensate ai più grossi capitali, no? Se noi, prima degli anni 80-90, i più grossi capitali erano nell'industria, adesso i più grossi capitali sono esattamente nelle mani di soggetti che hanno copyright, ok? Quindi quando voi pensate a chi sono gli uomini, chi è uno degli uomini più ricchi del mondo, no? Che adesso si è ritirato a vita privata, Bill Gates, voi vi viene in mente, o vi viene in mente Mark Zuckerberg, questi due grossi nomi. Questi sono soggetti che per anni ci hanno venduto licenze di software. Quindi quando faccio questo esempio nei miei corsi, la gente dice, ah caspita, allora il diritto d'autore è una cosa importante, allora non è una cosa così di nicchia. E questo è il mondo su cui vi voglio far riflettere. Cioè, il signor Bill Gates, ma potremmo dirne tanti altri, per anni ci hanno venduto licenze esclusive di software, cioè licenze non open, licenze che sono esattamente il contrario del modello che Carlo ci viene a raccontare nel suo libro. Quindi capite quanto questa mia introduzione serve per darvi la percezione della serietà di questo tema, che non è solo appunto un argomento per poveri come dire, visionari, filosofi come possiamo essere noi, ma che davvero incide
seriamente sulle nostre vite, sui nostri soldi, ok? Quindi il libro, poi noi abbiamo solamente una copia qua nostra, ma se lo volete comprare lo trovate, giustamente come ha segnalato Nicola, nella libreria. Dovete andarlo a vedere giù. Se volete poi gli altri miei, invece ce li ho io privatamente se vi servono. E passo la parola a Carlo, a meno che ci siano delle domande su questa parte qua. Io intanto interrompo la registrazione.